Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della pala ovale a 360 gradi. Visto che siamo venuti a vivere questa bella giornata del rugby con un derby, il derby del Po, tra il Viadana e il Lions Piacenza, The Day After, perché abbiamo vissuto anche l'ennesimo debacle della nostra nazionale azzurra a Roma. La nostra trasmissione comincia così, dando più risalto al massimo campionato, perché secondo me, secondo noi, è la linfa vitale del movimento. Quindi il tributo l'abbiamo visto a chi? A un giocatore che oggi è stato 151 volte indossando la maglietta del Viadana, quindi Gilberto Pavan, che è stato anche scelto uomo del match. Tra poco lo avremo con noi, però la nostra puntata, dicevo, comincia così, mostrando quello che abbiamo vissuto sabato a Roma, e a noi il risultato è molto eloquente. Hola Cachito! Bella vita voi del rugby, non mollate mai, bravi, dai! Vamos, che ti porto all'Olimpico! Cachito, noi siamo a Roma in macchina, stiamo andando a vedere la nazionale italiana. Fra poco ci sono le elezioni per il presidente, però per andare all'Olimpico, che strada per dove dobbiamo passare noi? Arnaldo da Brescia. Vai, Pota! Pota, adesso viene la via Alfredito. Pre-match. Andremo dopo a prendere gli accrediti, prima andiamo a fare un po' di pranzo. Chi vince oggi, Italia o Francia? Sempre Italia. Sempre Italia. Non sapete neanche che sport è, però non importa. Caramba, che sorpresa! Come va? E la vita, voi tutti fuori adesso, eh? Pronto, ecco il sole. Ci siamo, tra poco andremo a ritirare il nostro pass per entrare ovviamente all'Olimpico. Abbiamo il privilegio comunque di vivere questa partita, sappiamo che è impegnativa, però non si molla mai, un derby, il derby latino, una bella giornata di sabato col sole. Vamos Roma, vamos Azzurri. Eccoci qua, i due pullman che sono arrivati. Viva la France! Plus ça va, moins ça va! Ah, bon travail, bon courage! Cinq ans.
30-10 pour l'équipe de France qui entre parfaitement dans ce tournoi destination, une victoire convaincante. Franco, avevi pensato di fare una organizzazione sugli avanti con entrata nel secondo tempo della seconda prima linea, al 25esimo hai cambiato tutto. Ho cambiato l'ora del 30esimo minuto, come era il piano, ogni tanto deve giocare magari la panchina all'inizio, così no, a quel punto sono contento, non credo quella la differenza, i ragazzi hanno tenuto il mischio fino in fondo, le idee di avere loro nella seconda parte della partita era importante, quello di Zlocchi e Fisco. Sì, c'era Riccio e Rimpello all'inizio, purtroppo c'era solo una mischia per loro, tutto prima 30 minuti, prima hanno fatto solo una mischia, per entrare, per fare rientrare una prima cap come Rimpello e come Riccione, che ha praticamente giocato la sua seconda partita dell'anno, era importante piano piano di mettere dentro la nostra squadra. Bye avec Olivon. Il manque quelques centimètres. Elle est belle cette réaction bleue. Antoine Dupont auprès avec Grégory Aldrit en puissance. Il a le soutien de Willemse. Il donne son ballon finalement à Bay. Allez, les soutiens. Patience, on va y arriver derrière la ligne. Patience. Dupont, il y a vraiment du monde là sur les extérieurs. Pour l'instant, on essaye de construire près des lignes. Et l'essai, le premier essai, il est inscrit par Dylan Cretin. Sì, volevo dire che abbiamo avuto qualche problema in difesa, cioè abbiamo mancato molti placcaggi e poi soprattutto abbiamo preso due metri su due calcetti a seguire, mi sembra fossero due. Ecco, come giudichi questa situazione di gioco e come pensi di poter fare contromisure? Sono d'accordo, abbiamo mancato placcaggi, i ragazzi sono meglio di questo, sappiamo. Non penso è una mancanza di volontà, grinta, se voi non avete visto grinta e volontà lì fuori oggi, anche se perdendo così, magari in una settimana di preparazione per una partita, contatto viene limitato per tanti motivi e magari questo viene allenato, la parte diciamo contatto in difesa alla franchigia durante l'anno. Noi purtroppo, se noi vogliamo avere tutti sani per la partita sabato, non possiamo allenare questo così spesso. Monté, aller les chercher là, les joueurs français. Brett, oh oui, il a pris le meilleur là sur ce crochet intérieur. L'accélération maintenant de cet ancien sétiste qui a des cannes et qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Premier danger avec le relais maintenant de Rimpelli. No, ovviamente contento. È un onore, un orgoglio difendere questa maglia. Però c'è sempre un sapore amaro dopo questo risultato, non c'è molto da dire. Penso, cioè, bisogna ovviamente dopo vedere bene la partita al fresco, però penso che abbiamo sbagliato magari troppi placcaggi che ovviamente i francesi ce li hanno fatto pagare. Eppure magari in attacco abbiamo fatto delle belle azioni, abbiamo preso anche dei buchi, però non siamo riusciti a trasformarli in punti, quindi quello si paga caro. Continuiamo con la nostra puntata formato reality, perché siamo qui nel post match della partita tra il Viadana versus l'Aio Piacenza. Eccoci qua, ci siamo e prima di tutto dobbiamo fare il tributo al mitico Gilberto Pavan che sta entrando in questo momento. Seguiamo giustamente il kick-off di questa partita che per il Viadana significa un po' la rivincita, perché la partita d'andata ha vinto la vittoria del Lions al photo finish. Prende la palla Casado sotto pressione, comunque riesce a afferrare l'ovale e cerca adesso Gregorio in qualche modo di gestire questa situazione. Gioca. Infracción, una otra infracción. Oriundo de Córdoba, Argentina. Y ahora, silencio, por favor. Adentro. E arrivano i primi tre punti per la squadra di casa, Rugby Viadana 1970. Adentro, primi tre punti dell'incontro. Segnati da
Ceballos, sono lì. Adesso crea pressione, però non entrano direttamente sul gioco. È Ciofani che va a cercare questa presa aerea. Sì, però non si sono chiariti con Gilberto, quindi la palla viene rubata bene da parte. Pericolo, metà. Intercetto, questa volta è stato abilissimo il terza linea del Viadana, che adesso andremo a verificare. Juan non va in fel. La meta di Juan al limite anche lui. Juan Bayernfeld, che è entrato anche lui insieme a Ciofani nel giro del Little Seven. Juan, che comunque anche lui, parlavi prima del percorso dei giovani qua. Esattamente. Juan è stato formato qui al Viadana, anche se l'origine è argentina. E mi dispiace che ogni volta che parlo di argentina sembra che facciamo... È arrivato qui che era un ragazzino. Sì, ragazzino, e dopo anche studia, quindi un ragazzo interessante, e adesso vediamo. Ah, dentro, altri due punti. Quindi 10. 10-0. 10-0. Dentro. Questa volta il calcio è buono. Questa volta il calcio c'era, il rumore era un po' meglio, si è alzato di più e anche le bandierine sono alzate. Quindi andiamo 10-3 in questo match valido per la Peroni top 10. La spinta stabile, eh? Gira. Calcio a favore. Secondo l'arbitro c'è un crollo anomalo in quel giro lì, ha visto l'infrazione. Sì, l'infrazione, colpevole la prima linea del Lions Piacenza, e adesso si calcia. E l'apertura di Viadana va a cercare altri tre punti. Come si chiama l'apertura? Ceballos. Bravo. Silenzio, por favor. Vamos el chino. Dentro, calcio buono. Era 10 più 3, 13. Risponde il numero 10, Ignacio Bernardo Sebastian. Oh là là, buona l'intenzione offensiva all'interno. Una buona corsa. Sta reagendo Laios di Bruno. Gioca calcio ad esplorare, ma è Pietro Gregorio che va a coprire. Ancora il mediano di Misca, va fuori. Prova a deludere. Però termina, finisce primo tempo. Half time. C'è coraggio, però in questo modo di giocare si vede che sono in confidenza i giocatori, perché c'era uno scorcio di campo veramente ristretto dove provare a deludere il placcaggio. Quando ci si prova, vuol dire che c'è confidenza. Sì, però anche lui era sicuro che era già l'ultima palla ha avuto il possesso, è andato fuori e sapeva che c'era il fischio finale di questo primo tempo. Risultato che vede giustamente la vittoria parziale del Rugby Viadana, come indica bene la nostra grafica, grazie regia. 13 del Rugby Viadana, 3 Lions Piacenza. Qui siamo nel dietro le quinta. Mauro, tutto come va, Mauro? Tutto bene? Una bella partita, dai. Che camera è? La larga o la corta? Io stretta, sono quello che fa le immagini da vicino. Benissimo, così è dietro le quinta, siamo in pieno intervallo. 13-3 il risultato della partita. Una partita abbastanza equilibrata, direi, Mauro, visto che tu sei un acquista. Puoi dire? Io mi aspettavo qualcosa di più dal Viadana, perché avevano soltanto in quelle occasioni. Sì, infatti, però è sempre un bel derby, ok? Buon lavoro secondo tempo, ciao. Calcia drop alto, un po' lungo, buona la palla presa da parte del pacchetto del Laio Piacenza, che conserva, che mantiene la palla, possesso. Avanza ancora con Andrea Denti che va per percuotere. Stazione abbastanza a metà campo. Sì. Allora Lilo cerca di entrare. C'è due tuffi. Un paio di tuffi in piscina. Piscina comunale che qui ha dietro di noi. Esatto. Quindi viene quella, forse quella. È l'istinto. L'istinto di swimming pool. Buona l'intenzione per lei che dà il suo compagno al suo socio che viene preso dal collo. L'altro è Ciro Ceballos, c'è già l'infrazione. Placaggio alto, scorretto, visto e segnalato. Adesso ha l'opzione di trasformare tre punti. Buon Ciro Ceballos, che è stato preso
al collo, quindi l'arbitro ha rilevato quella infrazione e le dà l'opzione con questo penalty a praticamente, quanto diciamo, 40 metri? Sì, diciamo, sì, la linea a 10 metri del territorio direi Lions, sì. Adesso, 40 metri, adesso silenzio, per favore. Andiamo anche a suono. Dentro! Il suono era buono, eh. Suono era buono, la, e il calcio, il calcio era bello alto, lungo anche, quindi da 73 pulito. Quindi 100% al piede per il Chino. Il Chino Ceballos. Vedi che lo speaker lo pronuncia bene, se va, vedi? Lunga. Lancio. Buona la palla presa da dietro in fondo touche di Antonio Denti. L'ultimo. Che era Andrea Denti. Sì. Ovale che ha gestito ancora. No, Antonio era il 18. È il 18, è vero. Che giocava in fondo touche, è stato molto abile, ma lui non ci sorprende. Ma lui è anche ex allenatore, sì, quindi conosce le dinamiche. Pericolo. Ceballos che fa la finta, tiene lui la palla, possesso ancora del giallonero, mancano. Eccolo Antonio Denti, che prima percussione di Denti che si gira, è una delle parti del suo gioco, è questo, in gioco aperto lui si fa sentire sempre molto spesso. C'è una mano lì che non lascia giocare, calcio contro, infrazione perché quel regalo già ravvisata lì. Andrea Denti chiama i pali già da qua, sì. E quindi dentro, altri tre punti, il Chino Ceballos presente, risultato 19-3. Sì, comincia a prendere più corpo. E partiamo già in questi ultimi 10 minuti. E ricordiamo che poi Viadana non ha pagato dazio per i 10 minuti di cartellino giallo combinati al seconda linea Alberto Grassi. In questo ultimo quarto di gara cosa andrà a succedere? Buona palla presa, avanza il Mol molto bene, carrettino, meta collettiva, io direi, tutto il pacchetto, però vedevo che sopra il pallone c'era... il buon Alessio Cucchiaro. 19 no. a 8. No, siamo negli ultimi minuti. Ultimi 10 minuti a dentro. Dentro si alzano le bandierine degli questa assistenti. Volta perfetto il calcio. La musica della. Sì, no, si è visto che era colpito perfetto il buon Katz. Adesso attacca. Viadana che prova a difendere avanzando, comunque difende alto. Tenuto, errore senza, non avendo sostegno, è andato a affrontare quel. Si è messo in gabbia da solo. Sì, è andato a cercare contatto senza avere sostegno e alla fine. E alla fine Viadana è riuscito a strappare questo possesso importante e addirittura. C'è un'altra opportunità al piede. Nel frattempo ci sono altri due cambi, lasciano entrare anche il vivaio, i giovani. Entra Josh May, figlio d'arte di Leighton. Ed entra anche insieme a lui Fabrizio Fiorentini. Quindi due giovani. Sono in due, piena coerenza due, con il due, progetto Viadanese. Il progetto Viadanese significa anche impiegare i giovani che assolutamente vengono. Assolutamente, intanto il calcio dentro. È buono e quindi Viadana allunga ancora altri tre punti con il Chino Ceballos, che tutto sommato sta diventando uno dei migliori uomini della partita, io direi. Sì, sicuramente. Acosta che guadagna un metro con suo pick and go, ancora non rotolò via il placcatore viadanese. Questa è l'infrazione, c'è l'infrazione dell'arbitro Angelucci.
non cade con la palla, lo hanno preso in alto la pattuglia. Però ci stanno giocando gratis, quindi c'è ma cercano la meta. No, cercano la meta con il pick and go. Vediamo adesso si apre via, da via il gioco. Piacenza cerca la meta ovviamente per andare a uscire il distacco. Eccola lì la meta, eccola lì la meta. Vediamo se lo pronuncia bene il cognome dell'autore della meta. Bams. Pans. Ah, dentro, altri due punti. Full time adesso, Ale. Full time. Con questa meta trasformata. Quindi c'è il bonus per la squadra piacentina. Gilberto, abbiamo deciso Gilberto, facciamo anche come tributo alla sua carriera, si porta carriera che è comunque ancora molto ha molta prospettiva. Vediamo l'applauso per il Peroni Player of the Match, Gilberto Pavan. Ho visto qualche lacrima partita quando eri lì a metà campo, dai. Inevitabile, sì. Inevitabile, 150 sono tante, è che non ci pensi fino a che non le fai, e quando entri anche lo stadio mezzo vuoto, di solito c'è più, ci sono più, sì, spettatori, però vedere gli striscioni fatti da mia moglie, i miei bambini, vedere lo striscione fatto dalla mia la squadra dei Caimani che ho allenato da 4 anni, 5 anni, e mi fa sentire a casa, fa sentire a casa, una famiglia, e il discorso pre-partita è stato particolare. Particolare, ho voluto trasmettere questo senso di casa, che nel rugby un po' professionistico, cioè, qua in Italia non è professionistico, però no. C'è... Si cambia spesso di casacca. Siete professionali come testa e professionisti. Però un po' si cambia spesso di casacca. Sì. E io bene o male ho fatto la mia carriera 4 anni a Parma. Mi ricordo, eri giovanissimo. Giovane, ho 24 anni, sono andato via per venire qua agli Aironi. Ho fatto 2 anni agli Aironi dove ho giocato abbastanza. E da qua, dopo gli Aironi sono rimasto qua a Viadana. Quindi dal 2010 sono qui. E pensavo di arrivare in un posto di passaggio perché è piccolo rispetto a Parma, non è una città, di trovarmi male, invece ho dovuto ricredermi. Qui si respira rugby, dai. Si respira rugby, sai, anche a Treviso si respira, io sono di Treviso, sì, lo so. Si respira rugby, sì, però è una città più grande, però si respira molto rugby, si vive di rugby, il calcio è minore rispetto al rugby e ho trovato una sensazione simile una città che non dico che viva in simbiosi col rugby, però è molto molto legata, sostiene. E devo tanto a questo club, ho trovato persone importanti. La Giordana, sotto divisione numero 12, Gilberto Papan, con numero 22, Alberto Ferramini. Allora, viviamo un po' il post-match, un derby, sempre un derby, all'andata avete vinto voi. Al ritorno ha vinto il Viadana, comunque una partita molto equilibrata alla fine. Sì, alla fine era la partita che ci aspettavamo, loro come abbiamo visto vengono da risultati importanti, hanno battuto Calvisano, hanno fatto veramente una gran partita a Reggio e quindi ci aspettavamo comunque una partita dura, soprattutto dove Viadana avrebbe giocato tutto, così è stato. Noi abbiamo sbagliato perché abbiamo peccato, abbiamo cercato di accelerare il ritmo sbagliando e loro infatti ci hanno punito, infatti hanno fatto solo una meta di intercetto e se togliamo quella meta la vittoria è nostra.
rimane l'amaro in bocca, perché il secondo tempo abbiamo iniziato a giocare più chiusi, più avanzanti, più abrasivi, e se la partita fosse durata 5 minuti in più probabilmente la portavamo a casa, ecco. Come non parlare con Ulisse Gamboa, che è responsabile del pacchetto, e non solo, ovviamente essendo general manager. Siamo andati a fare una gran bella partita a Reggio, oggi non è così bella, però sempre si è cercato di giocare. Finché il campo e le condizioni te lo permettono, tu ci provi. Anche con sbagli ci deve provare, no? Abbiamo confermato nel risultato, sì, ma non nel gioco di attacco, ma abbiamo fatto una buona sequenza di difesa qui, vicino della zona di meta, importante per la testa dei giocatori, specialmente dopo della partita con Reggio, che non abbiamo fatto una buona difesa esattamente. Ma io penso che nel primo tempo noi abbiamo tenuto due opzioni di meta chiarissima, che sicuramente, che se la finiamo bene, cambia un po' la storia della partita, perché Piacenza ha la necessità di giocare tanto la palla e cambia un po' la partita. Ma è importante vincere, ma penso che noi abbiamo imparato oggi che dobbiamo definire quando noi abbiamo l'opzione di farlo. Come non parlare con Juaco Paz, che sempre si mette in mostra in queste partite, una partita che ormai all'andata avete vinto voi, qui oggi avete perso, però è sempre molto lottata. Sì, sono contento che noi come squadra ci siamo, ce la giochiamo con tutti, andiamo tutti i campi veramente a provare a vincere, a giocarcela, e quindi per me ci sta, buono per noi. Visto che quelli che ci seguono anche sulla pagina Facebook vogliono sapere di più di quello che è un po' dietro le quinte del nostro lavoro, come sapete normalmente qui a Viadana veniamo in tre, il sottoscritto e anche Stefano, che è il nostro ovviamente fotografo favorito, perché lavora da tanti anni insieme, quindi segue tutto il rugby. Quindi raccontami i risultati, dai. Risultati. Oggi abbiamo avuto alcune sorprese. Abbiamo avuto due pareggi, cosa inconsueta. C'è stato il pareggio tra Rovigo e Valo Rugby, 16-16, e un altro pareggio tra Fiamme Oro e Calvisano, 12-12. Gli altri risultati: abbiamo avuto, come sappiamo, qui a Viadana la vittoria del Viadana 22-17 nei confronti dei Rugby Lions. Infine abbiamo Colorno-Petrarca, il Petrarca si è imposto ovviamente, 36-6 nei confronti del Colorno. L'ultimo risultato qua è una piccola sorpresa, perché la Lazio è riuscita a spuntare un punto di bonus difensivo nei confronti del Mogliano. Il risultato è stato 23-16 a favore del Mogliano. Quindi al migliore stile, diciamo, in diretta, raccontiamo un po' quello che noi abbiamo vissuto. Lui ha fatto delle foto che dopo ovviamente vedete man mano dappertutto, anche nella nostra pagina Tutto Rugby TV, però Stefano, che è un amico, è un rugbyista, un rugbyman, come dico io, e ha la sua propria storia, perché non è che per caso qui nel mondo del rugby. Le mie origini sono da, ovviamente come sapete, a Rovato, sono sempre stato a Rovato, ho giocato una decina, 10-15 anni a Rovato, dopodiché sono uno degli old, uno dei ragazzi old sempre di Rovato. 10 anni fa mi è arrivata questa passione della fotografia e ho cominciato a fotografare per gioco, diciamo. Pian piano è andato avanti questa passione, mi sono introdotto un po' dappertutto. Dove c'è rugby ci sono io a fotografare. Infatti Pisano, Viadana, Zebre, Benetton, e sono arrivato anche alla nazionale. Infatti. Ho avuto il piacere di fotografare alcune partite nazionali. E non soltanto la nazionale maschile, anche femminile. Perché ricordiamo che c'è stata la prima. Per la nazionale femminile sono un abitué da quando l'abbiamo portata per 3 anni di fila a Rovato, è diventato il piccolo olimpico della nazionale femminile nello stadio Pagani di Rovato. Abbiamo avuto questo piacere e proseguo. Quando è possibile io ci sono. Sentiamo due protagonisti. Uno che ha fatto una meta, anche, non so se tu hai fatto un'altra meta, vediamo l'Olimpico. No, allora parlami di te, chi sei te, dai? Sono Alessio Cocciaro, prima linea dei Lions, e vengo da Santa Maria Capovetere, la città di Totò Perugini, dove ha iniziato i primi passi rugbistici. E nulla, oggi è stata una partita difficile, sapevamo che venire qui è difficile, è uno stadio che comunque ha una storia molto importante,
ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo è andata così, abbiamo fatto degli errori magari individuali su punti di incontro e difesa, però va bene, portiamo a casa un punto. Tu in particolare hai fatto un paio d'azioni che dalla mia telecronaca ho visto, hai fatto una bella incursione, un bel buco prima e dopo hai fatto la meta, raccontami. L'azione della meta, abbiamo fatto un buon drive, abbiamo capitalizzato bene i drive e dopo tanto tempo riusciamo a segnare comunque una meta di drive e una soddisfazione per tutta la squadra. Abbiamo fatto due mete che ci hanno permesso di portare un punto a casa in un campo difficile contro una squadra forte come è il Viadana, una squadra che sta crescendo e quindi siamo dispiaciuti per il risultato, ma tutto sommato prendere un punto non è male, ce l'abbiamo messa tutta, qualche errore che si può correggere, ma l'importante è che i ragazzi mettono tutto in campo, la voglia c'è. Partiamo dalle radici, sì. Le radici, la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio zio e mia zia, sì. Che io sono fortunato perché sono cresciuto in un mondo di rugby da quando ero nato, per cui la cultura rugbyistica me l'hanno dato loro. E poi ora, adesso, mia moglie, i bambini, che oggi vedere il cartellone veramente hanno tanto pazienza con me, sono tanto tempo via da casa e mi supportano comunque, per cui veramente tanto tanto ringraziamento e amore a loro. Ciao Caccio, ben trovato, ben ritrovati a tutti. E dai, ti ho già visto che sabato eri all'Olimpico di Roma con Marco Turchetto, che salutiamo, ciao Marco, e poi già domenica eri a Viadana, giusto? Sì, infatti avete visto già la nostra trasmissione, siamo andati a Roma, una bella giornata, quindi vediamo la parte diciamo meno negativa, che era il bel tempo, la gente in zona gialla comunque erano già fuori tutti all'aria aperta, così via. Quindi abbiamo vissuto una Roma bella soleggiata, però la partita ormai l'abbiamo già, l'analizzeremo anche con gli esperti, perché noi tutto sommato siamo comunque vicini ai giocatori, quindi in questo momento è meglio parlare del massimo campionato, perché the day after eravamo a Viadana, siamo andati con Orazio e con Stefano Del Frate, mio fotografo favorito, siamo andati allo Zanfanella. E la partita l'abbiamo già mandata in diretta streaming. Voi, ti ho visto a te, quindi avete ricevuto i padroni della classifica, anche se non sono primi, perché sono quelli che la unica squadra mai che hanno mai perso. Sì, diciamo che sono primi, perché hanno raggiunto in testa la classifica Rovigo a pari punti, sì. E sono la squadra più in forma, Caccio, perché soprattutto sono la squadra che, come hai detto tu, è imbattuta, quindi 8 vittorie in 8 partite. E io posso dire adesso che, visti proprio dal vivo, commentato la partita, Padova è la squadra che probabilmente gioca meglio in tutto il campionato. Hanno una grande difesa, veramente bravi, molto bravi in difesa, buone, ottime le fasi di conquista, mischia e touche, e hanno anche un bel gioco quando muovono palla, sono pericolosi. È un massimo campionato che presenta 2 risultati pari mai visto in vita mia qui in Italia, 2 pari in giornata. Sì, già un pareggio nel rugby è una cosa rara. Sì, 2 pareggi nella stessa giornata nel campionato 12, sì, in effetti a memoria io non ricordo 2 pareggi nella stessa giornata. Partiamo da quello del Battaglini, dove si giocava il big match, Caccio, quello tra il rugby Rovigo e Vallor Rugby. Tutto pronto qui allo stadio Mario Battaglini per il 12° turno, kick-off parte ufficialmente, FMCZ Rugby Rovigo Delta, Vallor Rugby Emilia, ad eccezione di Mirko Menta. È ovvio che questa pioggerellina di cui dicevamo prima, insomma, può condizionare l'handling e quello che è la gestione, appunto, il lato Antol. Nicolas Coronel prova a navigare e l'argentino riesce a fare strada, l'ex Pumas, Charlie Trussardi che si riprende lo slot numero 9, Diego Antol ancora a tenersi quello numero 10. Con Jack Nicotera riportato indietro, invece la ball carrier a Rodigino, che è Matteo Ferro. Trussardi con una volta all'altezza, questa volta Antel va a innescare Swanepoel, c'è un vantaggio per Rovigo. Nicolas Coronel prova a fare strada, Rovigo che gioca con vantaggio, Matteo Canali cerca di uscire dall'area di placcaggio di Dell'Acqua,
non c'è un grande avanzamento in questo momento, prova il calcio dietro, un misunderstanding abbastanza evidente, ma si ritorna sul punto precedente sul calcio di punizione in favore centrali. L'incorsa dell'estremo rosso-blu non entra, è una touche a 5. Matteo Canali, la presa è buona. Trussardi, Antala, Cario Greffa, giù la saracinesca per il sudafricano. Riesce a mantenere però il pallone, palla persa, ripersa, per cui vantaggio Antian Swanepoel, pesta sui piedi l'ex Stade Français. Diego Hunter riesce ad innescare ancora la corsa di Ruggeri. Lubia nel ruolo di mediano di Mischia e la corsa di Francesco Muandre, che trova un buon angolo. Charlie Trussardi pesta sui piedi, attenzione agli appoggi, non ha trovato il sostegno che voleva, però fa strada lo stesso. Il permit player in forza a Rovigo, proprietà del Treviso, c'è un vantaggio per Rovigo. Rovigo che prova a tirare fuori questa palla con gli avanti. Potrebbe esserci una sanzione disciplinare, vediamo Piardi che ferma tutto. E c'è un cartellino giallo per Davide Farolini. Palla che esce, il drop di Diego Antel, arrivano i primi tre punti. Un secondo tempo che ha rischiato quasi di sovvertire il risultato, cosa che non è riuscito, un 23-20 finale. Nel frattempo Dan Newton infila l'H, per cui touche 5 con Ferro Canali Ruggeri. E ultimo blocco, Ruggeri sbagliato, Lusa va a contatto con Antel che riesce a mantenere alto il tallonatore. Adesso deve rilasciarlo perché mette il pallone, mette le ginocchia a terra, bravo Leccioli però a utilizzare questo pallone. Massimo Cioffi, palla che esce dal punto d'incontro, un po' di confusione, ha trovato la massima emozione nello scudetto 2018, probabilmente daranno quello che è la botta definitiva per l'esito finale. E qui nel frattempo arriva la spinta successivamente, il corso Andrea Miniti Ippolito. Sembra ben indirizzato sulle bandierine, sì, Emilio Fusco, per cui confermiamo Mordacci e Fusco al posto di palla che stava per uscire. Amenta Cadorini, si immola per la causa. Fusco, palla che arriva falsa per la Denis Majstorovic, la meta del Valo Rugby Emilia. Vedremo se Rovigo ha la leadership di reagire, se Rovigo ha la forza di rispondere alla meta di Denis Majstorovic e a questi due punti di Dan Newton. Rovigo e Reggio, 12 vittorie Rovigo, 2 Reggio Valo Rugby. Solo una volta ha vinto Reggio qui a Rovigo nel 2012, un 16-12 in cui man of the match fu William Ivaki, l'assistente di Roberto Manghi, un grande giocatore tongano, 36 caps per lui, uno scudetto Perpignan. Vantaggio Rovigo nel frattempo. 10 minuti anche per i giovani Mattioli e Romano. Tuzdi Rovigo, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, che sfrutta appieno questa possibilità. Petrarca Padova prende la rincorsa Meniti Ippolito sulle bandierine, anche nel corso dei cambi e dei passaggi alla ricerca quasi più del fallo rispetto alla possibilità di segnare. Matteo Ferro prova a mettere le mani, in realtà riesce a portare via il pallone. Mordacci in due a placare il capitano, questa è buona a parte Matteo Ferro, questa è buona a parte Matteo Ferro, infatti eccola lì, eccola lì. Questa è buona a parte Matteo Ferro, per cui va a forzare il tenuto da parte dei giocatori del Valo Rugby Emilia, sostenuto dai compagni. Azione pesante, questo è il valore assoluto, calcio direttamente fuori. Finisce il match con un 16-16 tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Valo Rugby Emilia. Stavolta il Valo Rugby schierava numero 10 Dan Newton, il gallese, lo straniero insomma del Valo Rugby, che
che fino ad ora era stato poco utilizzato perché era stato prefetto Rodriguez. Buon giocatore, ha amministrato alla grande, ottimo piede come al solito, e niente, partita tiratissima, calci da una parte, meta dall'altra. Invece adesso ci spostiamo al pareggio, quello di Roma, dove le Fiamme Oro hanno inchiodato sul 12-12 il Calvisano, match combattuto, match che ha avuto problemi di connessione, mi sembra di aver capito, mancava un gazebo, nella struttura, cioè al campo Giulio Onesti, ragazzi, massimo campionato rugby italiano, ovviamente hanno privilegiato il materiale per fare le riprese, c'era la pioggia, quindi era impossibile andare in onda, no? Quindi partita che non si è riuscito a vedere sul circuito solito della Federazione Italiana del Rugby, che certe volte succede anche che addirittura attraverso YouTube ci sono delle musiche che hanno il copyright, viene addirittura bloccata, quindi quello è un problema che bisogna sistemare. Approfitto adesso la possibilità che ho di avere un format da tanti anni e parlando con la federazione, parlando con i club, dobbiamo curare quei particolari. Se sappiamo che c'è delle musiche che possiedono copyright, inutile metterle perché YouTube ti blocca. Settimana scorsa attraverso l'app non si potevano vedere le partite perché c'era questo blocco da parte del copyright. Siamo molto aggressiva la difesa delle Fiamme Oro. Sì, hanno tenuto botta contro un Calvisano che Caccio partiva sicuramente favorito. Sì. Arrivava da una buona vittoria, quella contro Colorno di 50 punti, perciò andavano a Roma fiduciosi per fare il risultato. Sono incappati in un pareggio e Calvisano quindi, insomma, dopo aver perso già tre partite e un pareggio, adesso si trova sempre comodamente al quarto posto, perché insomma le prime quattro ormai le vediamo quali sono Petrarca, Rovigo, Valoregbi e Calvisano, dietro c'è il Mogliano che comunque spinge, ma dovrebbero essere queste le indiziate per i playoff. Calvisano è quella che sta faticando un po' di più in questo momento, vero che ha diverse partite da recuperare, però insomma non sicuramente la squadra più in forma in questo momento. Invece il Mogliano ha dato la possibilità alla squadra ospite della Lazio di portarsi un punticino importante in chiave salvezza. Esatto, Mogliano è sempre un campo difficile, la Lazio è scesa in campo combattiva ed è andata a guadagnarsi il primo punto del campionato, quindi siamo già nel ritorno di ritorno, la Lazio quindi perde di misura 23-16 il risultato al Quaggia, vittoria per Mogliano che ora si porta, come ho detto prima, 5 punti dal Calvisano e quinto posto, potrebbe essere una quinta incomoda, è da vedere. Altra sconfitta per la Lazio che però, come abbiamo detto, racimola un punto. È comunque difficile la salvezza per la Lazio, non è un campionato facile, probabilmente da recuperare appunto sul Colorno sono 11 punti in questo momento, siamo già diventa tutto in salita. Infatti comunque mostriamo alcune immagini della partita anche con la telecronaca e il commento telecronaca di Andrea Martucci e il commento di Simone Prata. Altro avanzamento, sta andando davvero molto bene questo carrettino da parte del Mogliano, ci siamo avvicinati quasi 5 metri, forse si sta perdendo l'occasione per avanzare, infatti ora il pallone è caduto a terra, però sempre dalla parte del Mogliano con Garbisi che proprio va a cercare l'ovale. È stato perso momentaneamente. Garbisi ancora per Cerioni, a largo per Ormson. Ormson per la facile meta di Amanda. Grande, grande meta. Sarebbe un buon trampolino per il secondo tempo.
altra cassaforte sulla linea di 5 metri, prova l'avanzamento, il pallone tra le mani di Rosario, vediamo che c'è l'avanzamento, dovrebbe esserci la meta proprio di Rosario, vediamo se è stato lui. Prossima giornata del top 10, la tredicesima, che vedrà il derby lombardo tra il Rugby Calvisano e il Viadana. Partita interessante quella di Padova tra il Petrarca e le Fiamme Oro. La Lazio riceverà il Rovigo, mentre il Valo Rugby ospiterà il Mogliano. Sfida salvezza importante questa, quella del Beltrametti, che dove si giocherà Lions Piacenza con loro. Infatti, invece, per quanto riguarda le Sei Nazioni, ci sarà la trasferta alla nostra portata, ovviamente, contro l'Inghilterra. Sto scherzando, perché e le altre giornate di un Sei Nazioni che soprattutto ha visto una Scozia molto, molto, molto forte, soprattutto con la testa, penso, perché vincere a Twickenham non è stato mai facile per nessuno. Caccio, abbiamo visto a Twickenham una di quelle partite che sarà ricordata nei prossimi anni. una grande Scozia, un grande cuore scozzese. Il 15 del Cardo è migliorato, già aveva grinta, già avuto, non mollava mai, già era una squadra che non mollava mai. In più con Townsend è migliorata tanto a livello tecnico. Mettici anche qualche giocatore di classe come Finn Russell, Stuart Hogg o qualche terza linea di quelle del combattimento e il gioco è fatto, insomma diventa veramente una squadra molto 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 competitiva. Lo sapeva l'Inghilterra, si era preparata, ma nonostante questo non è stata aggiornata, insomma anche sotto la pioggia di Twickenham abbiamo visto un partitone da parte degli scozzesi che veramente non hanno mai mollato e hanno portato a casa un grande grande risultato. Lo ricordiamo, era 38 anni che la Scozia non vinceva a Twickenham, cioè un risultato veramente importantissimo. Sempre a Twickenham, spostiamoci, perché settimana prossima arriveranno gli azzurri a provare a contenere questa Inghilterra che sicuramente sarà arrabbiata per il risultato, per la sconfitta con la Scozia. L'Inghilterra vorrà fare subito immediatamente 5 punti per quindi rimanere in corsa per vincere il torneo. Comunque l'Inghilterra rimane una delle favorite. Non sarà assolutamente una giornata facile, Caccio, ho paura di un punteggio veramente pesante per i nostri. Non sarà per niente facile e vedo lontani anche i tempi della vecchia Fox, te la ricordi quella volta conosci Brendan Venter a Twickenham, dove abbiamo messo in difficoltà con uno stratagemma l'attacco dell'Inghilterra. Non credo succederà un'altra volta. Ben trovato. Allora, Cuca, la domanda sorge spontanea. Prima di andare al rugby internazionale, che è il nostro compito fondamentale, è la nostra finestra, come non fare un riassunto veloce di una giornata abbastanza strana, perché avere due pari nel massimo campionato, non è che, secondo me, non è mai successo una roba del genere. Ma a dimostrazione che questo è veramente un anno molto molto particolare. Io posso portare la testimonianza della partita nostra, una partita dura, una partita molto fisica, una partita che dove le due squadre non si sono risparmiate, siamo sempre stati avanti nel punteggio, però c'è da dire a onore del vero che i ragazzi di Ciamme Oro hanno sempre ribattuto colpo su colpo e alla fine potevamo segnare noi sul drop che ci viene stoppato, però devo dire che è una partita dura, sotto veramente un diluvio torrenziale, che però rispetto alla volta scorsa è stato un campo accettabile, quindi abbiamo potuto anche sia noi che le Fiamme Oro provare a fare un po' di gioco. E devo dire che Calvisano ha tenuto la testa alta, sì sicuramente ci abbiamo un po' di amaro in bocca, ma dobbiamo anche essere soddisfatti, perché non è facile andare a Roma, nella condizione in cui siamo, dettare legge, comandare il territorio, avere tutto questo amaro in bocca per aver buttato via tante occasioni da mete. Quindi dobbiamo ripartire da questo. È un pareggio particolare, però, che ci deve preparare al meglio per il derby di domenica, che è una partita molto molto importante per tanti contenuti e che noi arriviamo finalmente con un po' di continuità nel gioco, e questo è un dato molto positivo. Dobbiamo vedere un paio di infortunati da verificare, però insomma con Città abbiamo già le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare domenica prossima. Affrontiamo una squadra in salute che gioca bene, una squadra di ragazzi molto motivati, che si vede tutti molto coinvolti,
e quindi per noi sarà veramente un esame duro, ma ben venga, un po' di continuità, un po' di partite da preparare in sequenza, quindi siamo contenti di poter sperare di vivere una settimana normale con diciamo la grande emozione di avere una partita la domenica, ecco, questo sicuramente sì. E comunque, come non parlare delle Sei Nazioni, la vigilia vostra, di tutto il movimento rugby italiano, è stata l'ennesima delusione, l'ennesima sconfitta di questi ragazzi, che io no, ovviamente no, no, non mi va da criticare più di tanto. Qui ci siamo, forse tu non so se riesci a esprimerlo, perché comunque ci sono certe situazioni che forse bisogna essere diplomatico, però siamo il prodotto di un movimento che non ha profondità dei giocatori, un movimento che da diversi anni guarda il massimo campionato italiano a rugby, che praticamente non è valorizzato anche mediaticamente. Non sorprende, no, a me non sorprende, perché è una catena da 20 anni, che 21 anni del Sei Nazioni, il movimento italiano non riesce a creare profondità dei giocatori. Però io, Cacio, dividerei il discorso in due parti. Sì. Dobbiamo essere anche abbastanza pragmatici, sì, anche maturi, perché comunque prima di andare in onda abbiamo parlato dei nostri trascorsi a Livorno e veniamo da quella strada lì, e tutti noi siamo amanti, tifosi, e abbiamo portato qualcosina alla costruzione dell'edificio rugby italiano. Cioè, da dire la prima cosa che ci tengo più di tutte. Dobbiamo stare vicini a questi ragazzi e a Franco e il suo staff, se veramente siamo rugbisti. Sì, sì, perché infatti, è troppo facile. Sì. Io l'avevo detto, è troppo facile dire io faccio questo, quando sono i soldi, che quando si vince fanno le lacrime di coccodrillo e si buttano gli spogliatoi a abbracciare i ragazzi. Prima cosa, i ragazzi, Franco, lo staff, deve sentire la vicinanza dei rugbisti, perché ho vissuto questa cosa sia da giocatore e da allenatore. La cosa più importante è non sentirti tradito da chi fa parte di un movimento. I ragazzi non hanno nessuna colpa. Franco è un allenatore molto leale, ha la sua idea di gioco, se ne potrebbe parlare fino a domattina, ed è molto leale e coerente con quello che vuole fare. E sta portando così tutti i ragazzi. In questo momento quei 32 ragazzi a Roma devono sentire la vicinanza di chi li vuole bene. Anche di persone che magari personalmente li conoscono, ma che sono rugbisti, devono sapere che quando scenderanno a Twickenham contro l'Inghilterra, e tutti sappiamo in che quali condizioni troveranno l'Inghilterra, questi ragazzi italiani devono sapere che quando cantano l'inno, accanto a loro, nei loro pantaloncini, nelle loro magliette, c'è anche le persone italiane. Poi il resto va analizzato. Però i ragazzi, Franco e lo staff, devono sapere che le persone che amano il rugby sono con loro, punto. Senza stare a fare tanti problemi. Poi è vero, c'è stata una strada intrapresa che è solo verticistica e che non può portare, perché non è espressione del rugby che te filmi tutti i giorni, non è espressione del ragazzino che il nonno lo porta al campo e adesso non c'è campo, e il nonno, comunque il genitore, vede il figlio che gli manca qualcosa. Noi siamo quell'espressione lì, dobbiamo essere consci e orgogliosi e capire che quando andiamo, va in campo la nazionale, lo posso dire dal bassissimo delle mie 5 presenze, va in campo una nazione, non va in campo un vertice, perché se no ci troviamo come in questo momento, con un campionato che va da una parte e dei giocatori con due franchigie che vanno da un'altra. Così non può essere, perché in questo momento diventa difficile identificarsi in qualcosa. Bisogna identificarci in questi ragazzi e capire che questa strada verso un vertice che è aleatorio, perché non si sa dove inizia e dove finisce questo vertice, e tutti possono dire tutto, è una strada che non è stata identitaria di un movimento. Questo sì. Ma da qui al 19 di marzo i ragazzi devono sentire tutta la vicinanza di chi è veramente rugbista. Non chi per essere rugbista si mette il baffetto a novembre, beve la birra, il tatuaggetto e poi il primo a sparare letame su chi ha solo un grande pregio. Infatti, rappresenta io, la nostra nazione con la maglietta azzurra. Io sono d'accordo con te, e essendo uomo del rugby, io sono, mi sento come loro, quindi mi dà fastidio che diversi paracadutisti che arrivano al rugby adesso e sono una macchina di criticare. La unica cosa
che vedo che manca qui in Italia, perché me lo posso permettere, ormai una certa autorevolezza secondo me, perché ognuno ha il suo ruolo. Io da quando ho lasciato l'attività di rugby all'alto livello che era lì a Livorno, ho seguito un percorso e dopo ho scelto comunicare il rugby, perché devo tornare un po' di quello che mi ha dato il rugby a me. E quello che vedo in Italia, vedi che tu parlavi di tutto il movimento così, quella mancanza di legame tra la nazionale e i club. Io vorrei vedere i giocatori della nazionale che dietro la maglietta della nazionale ci sia la maglietta del suo club, quello che l'ha formato, quello che l'ha aiutato. Questo dovrebbe essere questo. Però ai noi in Italia lottiamo con un contesto che non ti permette, a prescindere dalla gestione della federazione, tutto quello che hanno combinato questi anni, purtroppo per noi quelli del rugby è difficile da vedere. Passeranno gli anni e non riusciamo mai perché non c'è quel senso che io trovo fondamentale. I francesi ce l'hanno, gli altri ce l'hanno, gli argentini ce l'hanno. L'Italia deve ancora consolidare quella situazione lì, Cuca. Ma è d'accordissimo con te, alla luce anche di quello che è successo poi nel fine settimana, perché la Scozia, che fino a 5 anni fa comunque era la squadra che puntavamo, vedevamo un po' l'anno buono, era l'anno che c'era la Scozia in casa, piuttosto di andare a provare a fare l'impresa a Murrayfield, che c'era anche riuscita. La Scozia ha abbandonato questa strada ambigua. Si è data una programmazione, ma si può parlare anche della programmazione scozzese. In tanti ne parlano, ma la Scozia ha un ratio di giocatori non formati dalla Scozia, importantissimo. Però cosa ha fatto la Scozia? C'ha dei grandi giocatori che andando all'estero, Phil Russell, Gray, Hogg, giocano a Racing, Exeter, hanno dato un valore aggiunto, Maitland, nei Saracens, hanno dato e stanno dando un valore aggiunto alla squadra. Hanno preso dei giocatori, non si sono vergognati, con i nonni scozzesi in Sudafrica, li hanno messi a Edimburgo e Van der Merwitt, il quarti ala che fa quella merda, piuttosto che altri 3 o 4 giocatori, Lang, che hanno preso dagli Harlequins ed è naturalizzato, perché hanno problemi di profondità, come dicevi prima. L'hanno gestito con questo tipo di progetto, ma hanno messo un allenatore che ha le idee chiare, che aveva già fatto bene con Glasgow, che è partito male, non ci dimentichiamo, perché col gioco di Townsend pensavano di fare il Manchester City di Guardiola, hanno preso un palo enorme col Mondiale buttati fuori dal Giappone. Hanno continuato a credere su questo allenatore, perché usciva da un certo tipo di progettualità scozzese, e adesso si vedono i frutti, ma non perché hanno battuto l'Inghilterra, perché hanno un gioco attraverso il quale si riconduce al gioco della Scozia. E questo è quello che hanno fatto. E si può parlare, si sono inerpicati su una strada dura, ma adesso, dopo 5 anni che perdevano con noi, non ci dimentichiamo la partita della merda che facciamo alla fine 5 anni fa, e loro da lì sono partiti. Noi da lì siamo andati in tante direzioni che ci portano oggi a avere una squadra che sta soffrendo molto, ma che è anche figlia di 2 squadre che stanno soffrendo molto. E quindi perché la nazionale non dovrebbe soffrire dal momento che le franchigie soffrono? Infatti, anche perché si vediamo, ripeto, io sono sempre con i giocatori, perché ancora per me io sono sempre un giocatore, però anche nelle lesioni dei giocatori abbiamo purtroppo un anno che è la Benetton Treviso, una franchigia nostra, è in netta difficoltà nel torneo celtico, e quei giocatori, diversi giocatori di quella franchigia lì, che è praticamente in negativo quest'anno, sono giocano nel nazionale. Per quello ti parlavo di profondità, non abbiamo una quantità sufficiente di giocatori per cercare almeno di avere la bella concorrenza, la bella competizione dei ragazzi e dopo che il migliore gioco è giusto. C'è da dire 2 cose e andarci proprio dentro. C'è una differenza di budget enorme, e questo non possiamo non dirlo, tra certi tipi di squadre, anche di top di Guinness, piuttosto che Premiership o top 14. Ma la cosa importante è che se vuoi creare la profondità, dobbiamo, e oggi lo paghiamo sulla pelle, cambiare la regolamentazione delle rose che fanno le franchigie.
se vai a vedere, sì, Treviso un po' quest'anno ce l'ha avuto un po' più larga, ma le zebre non ce l'hanno così grandi. Dobbiamo, e dobbiamo dircelo, cambiare i regolamenti. I ragazzi non possono fare avanti e indietro. La formulazione dei permit deve essere solo stanziale presso due franchigie. Se c'è degli accordi di minutaggio, i ragazzi scendono, altrimenti, e te lo dico già ora, quando il 22 di febbraio le franchigie giocheranno, le problematiche di numero si ancora una volta verranno fuori in maniera sempre più virulenta, perché noi giochiamo, perché ci abbiamo recuperi del Covid. La nazionale gioca, qualche giocatore anche non utilizzato la nazionale è comunque bloccato tra la bolla e altri discorsi. E le franchigie come fanno? Sì. E poi pretendiamo che due mesi all'anno siamo forti, battiamo quello, battiamo quell'altro. Ma guardiamo i problemi strutturali che abbiamo. Dobbiamo cambiare, secondo me, che in maniera, l'ho fatto, la possibilità di creare le franchigie, di avere i giocatori. Quindi i giocatori migliori devono stare nelle franchigie. Le accademie devono stare legate alle franchigie. Questo vuol dire avere 52-56 giocatori a squadra da sviluppare, che sono 105. Ce l'hai la profondità così, eh? Ce l'hai. Dice, ma il campionato italiano? Il campionato italiano è importantissimo, perché io sono orgoglioso di far parte di un campionato italiano, perché poi questi giocatori devono essere ancora ripotenziati attraverso l'attività e le accademie e il top 10. E allora diventano 56, perché poi ne esce 4 o 5 e l'anno dopo rientrano. Ma se non allarghiamo la base, le nostre franchigie, non allarghiamo la base attraverso quei giocatori, quel numero di giocatori che possono fare un certo tipo di lavoro. E poi dobbiamo concertare un'unica strategia di gioco. Secondo me, come gioca la nazionale, dovrebbero giocare due franchigie. O comunque dovrebbero avvicinarsi molto. Se abbiamo una progettualità centralizzata, che questa progettualità ce la dà la divisione del budget. Se io spendo, hai bisogno che abbia un po' di voce in capitolo. Okay. Altrimenti vuol dire spargere e ancora una volta andare uno torna indietro. E poi c'è quei 15 ragazzi con la maglia azzurra, che poi è troppo facile buttargli il dito contro. Non è così, non può essere così. Abbiamo la cultura e l'intelligenza sportiva di non abbassarci a questo tipo di macelleria. Non può essere, non può essere. Ci sono delle scelte, ma innanzitutto dobbiamo partire, hai detto bene, dalla profondità. Diamo profondità, diamo numero di giocatori su cui spargere il lavoro, che deve essere centralizzato a chi? Alla natura nazionale maggiore, che è stato preso, elabora un processo, coinvolge le due franchigie, e ci deve essere chi controlla chi. Ma chi controlla chi? Deve essere una persona al di sopra di tutto, che deve essere coerente. Quello che viene fatto per A si fa per B. E poi alla fine, dopo 2-3 anni, si conta cosa è successo. Altrimenti vale tutto. Però aggiungerei anche un bel campionato italiano, che deve essere ben visto, visualizzato, tanta propaganda, tanta promozione. Un po' come l'epoca della Lire, che anche c'era Sky che dava le partite del Super 10, tutte quelle cose lì che danno un po' di vetrina anche al massimo campionato. E anche questo campionato, ce lo sta dicendo, ci sono dei giocatori che magari con un lavoro potrebbero veramente diventare buoni. E questo dobbiamo avere l'umiltà di dirlo e di guardarli. Perché non è detto che uno a 17 anni è pronto e va, ma c'è quello che a 17 anni non è pronto, a 20 anni lo può essere. Questo dobbiamo essere anche rappresentativi di un movimento che si è sparso in maniera anche orizzontale attraverso il reclutamento di tanti giocatori, a capire che questa profondità si costruisce con chi ha fatto un certo tipo di percorso, ma anche con chi, facendo altro percorso, si è veramente rivelato un giocatore molto molto efficace. Dobbiamo avere l'umiltà di vedere, di interagire, di conoscere tutto il tessuto e di prendere decisioni che siano unitarie. Ma se non conosci le dinamiche, diventa difficile poi avere una decisione che accontenti o che comunque rappresenti tutti. È questo. Ed è importantissimo capillarmente conoscere il campionato di eccellenza. Conoscere i suoi risvolti, conoscere i suoi giocatori, coinvolgere gli allenatori piuttosto che i preparatori atletici. Ci piace tutti parlare di statistiche, ma i GPS sono importanti. Bene, dotiamo i 5-6 GPS tutte le squadre di top 10, e poi facciamo una mappatura di quanti chilometri, quante accelerazioni fanno.
e diventa una maniera anche interessante per discutere. Sì, almeno nelle statistiche che ai noi non abbiamo nel però nei top 10. Dai, adesso torniamo al gioco. Concludiamo con le partite del... Già abbiamo parlato della Scozia che si è portato a casa una vittoria contro la squadra di Eddie Jones, che è stato il primo che si è assunto la responsabilità di quella sconfitta, però gli hanno dato tutto. Ma Eddie Jones non può fare altro, perché quello che ha chiesto gli è stato dato, quindi ha fatto bene, però è anche un'ovvietà. No, per quanto riguarda invece la seconda partita, che era la terza del turno, Galles-Irlanda, chiaramente molto molto influenzata dal rosso di Omaoni dopo pochi minuti. C'è da dire che Galles sì, ha vinto, non ha convinto tantissimo, perché comunque c'è anche il calcio di Barnes alla fine che non trova la touche e tante cose. C'è da dire che abbiamo assistito, come avevamo detto, a un gioco molto molto monodimensionale dell'Irlanda, che va molto a sbattere, perché abbiamo spiegato che difensivamente a livello di conquista è una squadra molto evoluta, offensivamente va molto sulle Looney Sexton, e non mi sembra che abbia questo gioco molto elusivo, molto aggirante, ma è un gioco molto molto diretto. L'intensità assolutamente c'era. Ma su questo hanno placato tutti i galesi, su questo non si può assolutamente sì, però l'Irlanda io penso che potrebbe sfruttare un po' di più il gioco che aveva, il gioco che ha Leicester, il gioco che quando vuole ha Ulster, un po' troppo diretto, un po' troppo monodimensionale, molto molto intenso, perché è l'espressione comunque della nazione che annovera le migliori squadre in Europa, tra le migliori squadre in Europa sicuramente le migliori squadre del Pro 14, quindi è normale che sia così, però penso ecco che è un tipo di tessuto molto molto pregiato di cui si fa un vestito un po' troppo sui generis, ecco, mi sento dire. Dall'altra parte il Galles è una vittoria che gli ci voleva, un po' rocambolesca, per rimettersi un po' insieme, e anche in funzione di una possibile partita con noi diventa dura ancora per noi, perché il Galles comunque si leva un po' di pressione addosso con questa vittoria, che comunque è una vittoria, non c'è più il rischio del cucchiaio di legno, e quindi è diverso, perché il gallese quando è tranquillo poi magari performa ancora al meglio, quindi un'altra brutta notizia per noi sicuramente. Infatti, adesso andiamo ai campionati che sono giocati. La Premiership si è giocato e c'è stato il recupero delle giornate anche del top 14. Andiamo alla Premiership, e io direi una delle partite interessanti è stata quella dell'Exeter contro il Newcastle. Sì. Sì, c'è da dire una cosa, che Newcastle ha provato, chiaramente quando comincia ad andare via qualche giocatore diventa un po' problematico. Exeter, dall'alto della sua grande intensità, poi beati loro, l'Inghilterra non prende Simmons, tutti e due fratelli Simmons numero 8 ancora una volta ha marchiato la partita in maniera determinante, la grandissima qualità davanti di Exeter alla fine ha avuto la meglio, una vittoria molto molto secondo me in tranquillità, soprattutto il secondo tempo, che permette Exeter di stare vicino a Bristol per la vetta del campionato. Però c'è da dire che queste squadre, nonostante i giocatori vadano via, hanno una profondità e una qualità di certi giocatori funzionali a questi periodi, che gli permettono ancora di esprimere un grande rugby e soprattutto di tenere botta e continuare nella loro ascesa per le vette dei loro campionati. Ma andando subito un salto a campionato francese, anche Clermont, veramente, nonostante tutto, tutti i giocatori che sono fuori, ha schierato una mediana con Parra e Nainai Williams, che hanno veramente fatto il bello e il cattivo tempo contro Lione, vincendo una grande partita con una grandissima meta su un'invenzione di Raka, e Barrac finisce mezzo a pari, veramente incredibile che la Francia, secondo un po' anche la partita nostra, nonostante giochi la nazionale, continua poi a avere nelle proprie squadre di Barrac, Parra, tanti giocatori che comunque potrebbero stare in nazionale e che fanno le partite di campionato in maniera infatti abbiamo visto anche la vittoria del Montpellier, importante, perché parlavamo finalmente di cercare contro lo Stade Français, che ha vinto in maniera agevole, quindi buono per un club di tradizione, con il plenipotenziale Artad in panchina accanto a Saint-André. Lì è ancora un po' la Francia, su questo è ancora un po' il presidente Factotum che abbracciava giocatori, però chiaramente 5 punti che sono aria
aria proprio pura di altissima montagna, in concomitanza della sconfitta anche di Baione, Montpellier respira un attimo, soprattutto può dare tranquillità ai suoi pezzi pregiati, mirare una partita alla volta, uscire piano piano fuori dalle secche della bassa classifica per poi incominciare veramente a strutturarsi su un processo con un nuovo capo allenatore e con delle nuove strategie che Montpellier ha la potenza economica per poter partire sicuramente. Il mio Racing ha vinto con una partita molto interessante, molto bella. La Rochelle perde perché prende 14 punti su Tuscia 5 che sbaglia il lancio e regala 14 punti, ma sul movimento davanti alla difesa Ogara sta facendo un grande lavoro, quindi un attimo, perché anche loro hanno potuto cominciare a riavere Ken Barlow e tanti hanno potuto giocare con Victor Vito, ma altresì sono andati via giocatori per Vice Nazioni. Io la Rochelle aspetterei un attimo, perché Racing vince e non ruba, però c'è due mete regalate, perché quando c'è stato la Rochelle ha veramente dominato il gioco. Racing è stata brava a resistere, a segnare quando gli è capitata l'occasione, però è una partita che, se c'era una squadra che poteva vincere e ci ha dato a meritarsi, questa è sicuramente la Rochelle, che secondo me insieme a Tolosa e Racing sono le squadre che si giocheranno il campionato fino in fondo. Sì. Invece Montosa, che ha debuttato, il tallonatore dei Pumas, che ha debuttato con Spetta, quindi ci sono, mi sa che sono 4-5 giocatori argentini che giocano all'Ester. Sì, ma l'Ester è una squadra che dà appartenenza, giocare a Wolford Road è sempre bello e loro lo sapete, avete questa grande passione, e l'Ester spesso ha avuto giocatori argentini molto molto interessanti, ma un altro argentino sta facendo bene, Crevi, che ha fatto meta con London Irish, che quindi il giocatore argentino è un giocatore che entra subito in simbiosi con l'ambiente e dà un grandissimo valore aggiunto, perché è un giocatore.